E perché la palluccia del cappello è rossa? Perché, scusa, come... Ciao a tutti piccoli pazzi capitati per caso su questo canale. Come potete vedere, il video di oggi comincia in maniera un po' diversa dal solito. Questo perché è la vigilia di Natale, quindi tantissimi auguri a tutti voi e un video speciale, anche se breve, proprio per festeggiare Natale. Infatti, stavolta a disegnare non sono io, infatti quelle che vedete non sono le mie mani, ma mia madre. Perché ho pensato bene che per festeggiare non ci fosse nulla di meglio che fare un video un pochino divertente. E cosa c'è più divertente che ridisegnare un disegno di una persona che non sa disegnare manco una casetta e un albero? Ok, no, la casetta e l'albero mia madre li sa disegnare, però non sa disegnare le persone. Quindi sarà divertente vedere cosa ne uscirà fuori. Come potete vedere, lei ha fatto un disegnino proprio in tema natalizio. E c'era qualcosina che non sembrava proprio correttissima. Quindi, appena finito il disegno, le ho fatto un paio di domande. E questo è stato il risultato. Ok, però posso farti un paio di domande. Sì. Allora, prima cosa, cacchia sta cosa qua? Cos'è? Avelette, è Babbo Natale sexy. Ah, guarda, si capisce al 100%. Perché ha il collo bianco, ha collo alto la maglia? Ho dimenticato di Ah, colorare. ok, va bene, su sti corno e cangoppo. No, è la matita che non scriveva bene. E perché la palluccia del cappello è rossa? Perché, scusa, come... Sempre stati anche. non me lo ricordavo. Ok. Un'ultima domanda prima che moriamo entrambe dalle risate, per favore. Mi spieghi una cosa? Hai gli occhi aperti o chiusi? Perché non lo capisco proprio. Sono chiusi. Sta tipo così, dai, no, non ci invito. Si è scordato di fare la pallina. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Come potete vedere, è stata una conversazione particolare ed è volata qualche parola di napoletano. Ehi, è da dove vengo, quindi. E niente, passiamo subito al mio disegno. Siccome andavo un po' di fretta quando ho registrato, ho preferito utilizzare la nuova funzionalità che c'è in Clip Studio Paint, quella per fare i timelapse, così avrete anche un video un po' più scorrevole senza tanti zoom in e zoom out, e ho deciso di fare un semplice sketch colorato. Come potete vedere, sono subito passata all'azione con uno sketch un po' più definito, eccetera. E ho tentato di rendere al meglio l'idea che voleva dare mia madre, anche se ho cambiato un paio di cose. Per esempio quel bianco, anche se lei ha detto di aver dimenticato di colorare il collo, ho preferito darle comunque un collettino bianco, giusto per rimandare. Ho sistemato il bianco della pallina di Natale e ho reso tutto sommato la posa leggermente più naturale. Anche se tornando indietro avrei preferito renderla un pochino più dinamica. Passando invece ai colori che vedrete tra un attimo, ho sistemato un pochino i colori che lei aveva dimenticato di sistemare, come per esempio, oltre al collo, mi ha riferito poi di essersi dimenticata anche di colorare le gambe. Infatti non erano calze bianche, ma proprio a rete e vabbè. Forse voleva davvero rendere l'idea di un Babbo Natale sexy, non chiedete. E ho sistemato soprattutto gli occhi, perché io la pupilla non me la dimentico e soprattutto non la chiamo pallina, ma adesso meglio che la smetta di prendere in giro mia madre, perché dai, tutto sommato è il suo primo disegno di una persona, quindi è più che bello e non voglio che in alcun modo che se il vostro livello di disegno si aggira intorno a quello di mia madre,
pensiate che vi stia prendendo in giro, perché non è così, cioè per essere il suo primo disegno è anche abbastanza proporzionato. Ho visto di molto peggio fatto da persone che si vantavano di saper disegnare. Se questo è il vostro livello, dovete soltanto allenarvi sempre di più e un giorno riuscirete a creare l'arte che davvero volete creare. Fino ad allora io non posso che augurarvi buona fortuna e soprattutto un buon Natale. Spero vivamente che questo video vi sia piaciuto, che il disegno e il video in sé vi abbiano fatto divertire e anche che il mio disegno finale vi piaccia. Ve lo faccio trovare anche in descrizione, così lo potrete scaricare e farci un po' quello che volete. Vedete voi anche soltanto per esercitarci o disegnarci sopra qualunque cosa. Con questo vi saluto, buon Natale e bye bye!